Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo 85esimo DJI News. Passiamo immediatamente alla scaletta degli appuntamenti di questa settimana su Dice Games Italia. Martedì avremo Simbarum, la brama, una nuova puntata che vedrà i nostri eroi, o meglio, i nostri avventurieri del Davokar, continuare nella loro esplorazione. Seguiteci in diretta alle 9 martedì. Mercoledì invece pubblicheremo l'intervista Cronache di Populon, un gioco italiano fatto da un'autoproduzione che ha rilasciato per noi un'intervista. Giovedì invece avremo un'intervista con i ragazzi di Anime Sangue, la strada per casa, e una preview da mostrare per voi. Dopodiché ricordo che i ragazzi di Anime Sangue, la strada per casa, porteranno a Lucca in anteprima il primo episodio rifatto della serie. Venerdì, ovviamente, vi rimando al loro canale e alla loro pagina Facebook per saperne di più. Venerdì invece, beh, saremo in fiera, ragazzi, saremo in fiera a Lucca Comics and Games fino a martedì 2, ragazzi. Quindi vi aspettiamo in fiera, ricordatelo. Ma passiamo adesso al messaggio promozionale. Apprezzi il lavoro di The Evil Company e Dice Games Italia? Potremmo fare anche di più se tu ci dessi una mano diventando nostro sostenitore con Patreon. Potremmo realizzare più eventi, fiere, fumetti, giochi, progetti, live e in cambio riceverai anteprime, prodotti e ricompense esclusive. Allora ragazzi, cosa posso dire di questa settimana di novità? Non ce ne sono molte, per un semplice motivo. C'è Luca davanti a noi. C'è Luca davanti a noi. Qualcosa probabilmente uscirà in questi giorni delle ultime preview e altro, ma per il momento qui a fianco state vedendo scorrere i vari prodotti che ho già elencato nel precedente DJ News delle varie case editrici. E quindi ragazzi, cosa posso vorrei invece a questo giro dare un paio di mie impressioni sui giochi di ruolo che verranno portati a questa Lucca, in maniera generica, senza andare troppo nello specifico. Il mio ragionamento, o meglio, quello che ho notato è che è una marea di materiale quello che è arrivato a Lucca e i costi stanno lievitando. Stanno lievitando nel senso che si vedono sempre più prodotti consistenti, grossi, proprio di materiale, quantità di materiale, oppure appunto scatole come tante che vedremo a questa Lucca, vedremo Ultima Torcia, vedremo Simbarum, ce ne saranno anche altre, Omen, uno dei prodotti tredicesima era di Weird, mi pare anche quello. Insomma, si sta andando anche su un diverso setting di presentazione dei giochi di ruolo, appunto le scatole, che stanno man mano prendendo sempre più piede, insieme a tanti altri giochi che comunque stanno salendo in media di costi. Insomma, ci troviamo adesso con GDR che sono passati da una media di 30 euro, tra i 25 e i 30 euro, a un 40-50 euro. Quindi c'è stato un aumento abbastanza consistente. Ed è strana come cosa sotto alcuni punti di vista. Perché sotto alcuni punti di vista uno direbbe, ma come, il mercato dei GDR non è così sviluppato, quindi perché alzare i costi? Perché proporre prodotti più costosi che rischia che il pubblico non li compri? Beh, io invece ci vedo tanta, tanta, tanta arroganza, ma in realtà intraprendenza da parte di tutti questi editori che hanno portato in questo periodo scatole di giochi di ruolo, comunque giochi di ruolo più grossi, consistenti, costosi. Perché? Perché vogliono puntare a una qualità, vogliono dare una qualità maggiore e purtroppo la qualità maggiore si paga. Ed è vero, si scontrerà la maggior parte di questi giochi con un mercato invece che è abituato a ben altri prezzi. Ok, è disponibile anche a spendere cifre più consistenti per collector di giochi particolarmente famosi. Mi vengono in mente quelli di Vampyr, Richiamo di Cthulhu, portate per esempio da Raven Distribution Italia, che avevano prezzi molto più alti del normale, ma si parlava di collector con un'altra qualità e quindi il costo era motivato e i collezionisti, perché quei prodotti erano pensati per collezionisti, chiaramente ci sono andati a nozze.
Qua invece si parla di giochi base, non di giochi collector, si parla di giochi nuovi, non, almeno in quasi tutti i casi, non di giochi con già un grosso fanbase e quindi si va su un sfruttare un sentimento di malinconia, di nostalgia dei giocatori. No, si va con prodotti più grossi, più completi, più belli anche esteticamente, perché la qualità generale l'ho vista abbastanza crescere in questi 3 anni comunque dall'apertura del canale. La qualità è cresciuta, i costi però sono cresciuti. Questo si andrà a scontrare con un problema sostanziale a questa Lucca e da qui in poi, secondo me, la scelta. Perché le possibilità sono due. O il pubblico si adatta e decide che la spesa vale e quindi metterà un maggiore budget a disposizione per i giochi di ruolo, oppure, o meglio, altrimenti non aumenterà il budget. E tenendo lo stesso budget di prima, contiamo €50 di budget, si ritroverà con un grosso problema. Perché fino all'anno, a qualche anno fa, poteva comprare con quei €50 due giochi. Se forse gli andava bene, trovavo un'offertona, magari riusciva anche a portarne a casa 3 di GDR. Difficile, però non impossibile. Sicuramente 2. Con quei €50, allo stato attuale, prendendo questa nuova tipologia di giochi che stanno arrivando, parlo principalmente di quelli, ne potrà scegliere solo uno. Quindi dovrà fare una selezione. Quindi dovrà decidere a quale editore dare i propri soldi in maniera univoca, perché non avrà abbastanza soldi per darne anche a un altro. E non parlo chiaramente di chi ha budget maggiori, può permettersi di spendere 200, 300, €400 in giochi di ruolo. Io parlo di un utente medio, un gruppo di ragazzi, come potete essere voi, come possiamo essere noi, che non possono spendere 100, €150. Cioè, posso arrivare a spendere forse 70 di euro per un GDR, perché se per un videogioco spendo 60-70 euro, perché non dovrei farlo per un gioco di ruolo che tecnicamente ha anche una maggiore vitalità in sé come gioco? Questo è in parte vero e in parte sbagliato, perché purtroppo un gioco di ruolo lo devi imparare, un gioco di ruolo devi trovare qualcuno con cui farlo, con cui giocarlo, che sia interessato. Un gioco di ruolo prende molto tempo sul lungo periodo. Non è come un videogioco che ti puoi giocare tutti i giorni da solo, perché un gioco di ruolo implica altre persone. Quindi lo giocherai una volta alla settimana, se ti va bene, quindi 4 volte al mese. E magari ci giocherai quindi per un anno, quindi non prenderai troppi giochi diversi, a meno che tu non sia collezionista. Ma di base non prenderai troppi giochi diversi, perché puoi alla fin fine giocarne realmente con i tuoi amici pochi durante l'anno, 2, 3, 4 forse. E questo aumento invece del prezzo sembra voler ancora restringere di più questa forbice di giochi possibili, perché un gruppo di giocatori o comunque un master che deve investire i suoi soldi ci penserà ben 2 volte a scegliere un gioco, e quel gioco probabilmente lo cercherà di far fruttare o al massimo tornerà a giochi che ha già. Quindi, quello che volevo dirvi è attenzione a questa Lucca, perché vi ritroverete davanti a questo problema. I prezzi sono aumentati, ragazzi. Questo non è un male, non è da demonizzare. Questo è un campanello che vi comunica una maggiore qualità, una maggiore cura. Stiamo vedendo prodotti che si avvicinano sempre più alla cura con cui vengono anche realizzati i board game, che in altri paesi raggiungono anche cifre molto più alte comunque di costi e vengono comunque spesi volentieri dal pubblico quei soldi, perché il gioco merita. Stessa cosa mi sembra che si sta cercando di ottenere anche nel settore GDR, o almeno ci sono queste avvisaglie, e di base i giochi costano di più. Quindi, voi, lo so, potreste avere questi problemi di budget, e quindi dovrete trovare una situazione scomoda di dover scegliere. Perfetto, ragazzi. Scegliete secondo vostro giudizio, scegliete quello che vi interessa di più, ma non confondete questo aumento di prezzi con un tentativo di fregarvi i soldi. Scegliete con oculatezza, pensate a quale gioco vi potrà interessare con il vostro gruppo, scegliete in base
a quello che volete fare voi, se siete master, in base a quello che volete giocare voi, ragazzi. È sempre la solita cosa. Più importante è cosa vuoi giocare quest'anno. Se siete collezionisti, chiaramente questo discorso non vi interesserà, o meglio, vi interessa perché in parte comunque vi tocca adesso pagare un 20-30% in più rispetto agli anni passati. Però di base la qualità c'è e quindi quella spesa la farete secondo me anche volentieri. Io parlo per tutti gli altri che appunto non hanno quel grosso budget e che si troveranno in questa situazione. Scegliete in maniera oculata, rifletteteci bene. Io non vi darò consigli su quale gioco fare perché non sono nella vostra testa, ragazzi. Ci sono tanti bei giochi che usciranno a questa lucca, ragazzi. Veramente tanti. Bisognerà fare una scelta molto, molto selettiva appunto per via di questo prezzo. Sarete voi a decidere l'andamento del mercato per i prossimi anni. Perché adesso non si potrà più dividere su più editori. Le spese si diventerà sempre più selettiva e quindi si vedrà chiaramente nelle vendite quantomeno chi diciamo susciterà maggiore interesse nel panorama italiano. Questa era la regia che fa scricchiolare la sedia per l'inciso. Lo so, regia. Quindi sono interessato a questo, ragazzi. A fine fiera. Quindi parliamo di settimana prossima, perché adesso potete avere anche delle idee precise, ma poi in fiera, ragazzi, io vi consiglio di mettere avanti la vostra idea e testarla, vedere se regge, vedere se altri giochi invece possono scardinare quella idea che vi eravate fatti. Quindi non scrivete qui sotto questa settimana, sotto questa DJ News, ne riparleremo nel prossimo DJ News, nella prossima settimana, anche se uscirà parecchio tardi, mercoledì, quindi sarà più che altro una chiacchierata così sui giochi di ruolo, su Lucca che è uscita, che è finita. Quindi vorrò sapere a quel punto se siete andati a Lucca e se avete comprato o se dopo l'uscita state già preordinando. Quindi li state ordinando le vostre negoziate di fiducia. Quali GDR avete scelto? Sono molto curioso di vedere uno spaccato tramite voi, nostro pubblico, di che cosa ha interessato di più nel panorama di GDR in uscita a questa Lucca. Perché, appunto, secondo me è un argomento molto interessante. La qualità si sta alzando, però diventa più difficile perché il pubblico non è detto che risponda con un maggiore budget. Quindi bisognerà. Si avranno meno giochi venduti, però più costosi, quindi alcuni editori comunque venderanno molto bene e sono molto interessato a questo argomento, ragazzi. Come si evolverà il settore dei GDR? Non questo ovviamente implica che la qualità ha impostato una nuova asticella. Passando adesso a un'altra considerazione, passando a parlare di altro. Restando però sempre legati leggermente all'argomento. Prima di tutto voglio ricordarvi una cosa per Nameless Land, perché me l'hanno comunicato direttamente ragazzi di Nameless Land. Al loro stand, insieme al manuale, sarà possibile comprare una tra due magliette, oppure tutte e due, in scelta volta, dei team che si affrontano. Team purificatori, team corrotti. Quindi potrete scegliere per quale di queste due fazioni all'interno di gioco di Nameless Land volete combattere? Chiaramente, se le prendete insieme al gioco, al nuovo manuale, avrete un forte sconto. Non ho avuto purtroppo dei prezzi in merito, però qui a fianco ho messo la foto per farvi capire di che grafica stiamo parlando per queste magliette. Inoltre, vi ricordo che ci troviamo noi di Dice Games Italia insieme ad altri canali, siti che fanno informazione sui giochi di ruolo o giochi da tavolo. Ci troviamo nella app Il Gioco, ragazzi. Qui sotto vi metto i link se siete interessati a scaricarla per rimanere sempre connessi, anche in questo modo che sia la app a farlo per voi, a tutta la roba di Dice Games Italia. Direi di passare a questo punto agli eventi, anche se in realtà non c'è molto di cui discutere, perché si parla sempre di Lucca. Perché noi saremo a Lucca. Parlo di me insieme ai ragazzi di The Evil Company, che saremo tutti quanti, e Dice Games Italia, che sarà un po' scaglioni. Non ho ancora ben capito chi cavolo ci sarà, quando ci sarà, ragazzi. Cercherò di farvi avere qualche informazione in settimana. Però ci troveremo nel padiglione Carducci, padiglione Games, di Lucca, allo stand E01. Lo stesso stand dell'anno scorso per tutti quelli che sono già passati a trovarci.
Speriamo di vedervi in tantissimi a passare a salutarci, chiacchierare, guardare i nostri prodotti se interessati. Quindi ragazzi, vi aspettiamo. Ricordo che la fiera andrà avanti fino a martedì 2 novembre. Sarà un delirio. Cercherò di tenervi anche aggiornati in merito. Martedì inoltre vi ricordo che ruolerò in diretta la finale delle Ruolimpiadi. Anzi, probabilmente lo metterò sopra un piccolo estratto per ricordarvelo. Quindi, ragazzi, vi aspetto anche in diretta, se non potete essere a Lucca, ma martedì, visto che è ponte, siete ancora a casa, se volete seguire in diretta la finale delle Olimpiadi con l'avventura che mastererò io. Si chiama Il Binario dei Corvi. Vi ricordo anche che oggi purtroppo sono conclusi i preordini dei vari Rolagain, Tech 5, le magliette tazze, non le potete più preordinare, ragazzi, però le potrete trovare allo stand. I fumetti, le magliette, le tazze purtroppo no. Vi anticipo inoltre che troverete anche un altro gadget allo stand, forse ve ne daremo maggiori informazioni in settimana. Non è niente di eclatante, ma è una robettina in più che ci teniamo ad aggiungere. Siamo alla pagina Facebook degli X Games Fight di Sinerequie, che sta continuando con dei vari argomenti che vengono buttati lì da alcuni utenti, e altri rispondono, discutono. Non riesco sempre a seguire tutto, ma li leggo, cioè non li riesco a rispondere a tutto, ma li leggo e sono molto molto interessanti, ragazzi, e promette tanta roba questi X Games Files, soprattutto adesso che vedremo la seconda edizione di Sinerequie che uscirà a questa Lucca. Non vedo l'ora infatti di scoprire cosa c'è all'interno. Il sondaggio del prossimo vlog, perché ricordo, non questa settimana, ma forse non dalla prossima perché sarà un delirio, ma a breve ripartiranno anche quelli. Il serio di TeamSpeak di Dice Games Italia, se volete giocare di ruolo, non avete gruppi nella vostra zona, quindi siete disposti a giocare online, perfetto, mandate una mail all'indirizzo qui sotto e potete iniziare a organizzarvi per fare una partita online. La pagina Facebook, Telegram e Instagram inoltre vi permette di rimanere aggiornati quotidianamente con noi. Sconti e offerte sono i soliti delle scorse settimane, ragazzi. C'è pre-order di Simbarum, anche se forse starà iniziando questi giorni, chiuderà a breve, quindi sbrigatevi se siete interessati. Il pre-order di Dreamlord Press, il pre-order di Urban Heroes. E non ho molto altro da dire, anche perché mi sono dilungato tantissimo questa puntata per farvi questo mio ragionamento su Lucca e i costi dei GDR, questa mia riflessione. Probabilmente la riprenderò in mano in un altro video apposito, perché spero che sia interessante anche per voi e ci tenevo a parlarne con voi e a sapere cosa ne pensate. Scrivetemi qua sotto in merito se avete pensieri simili ai miei, se avete considerazioni diverse, se avete dei dubbi, se la cosa vi fa un po' arrabbiare, non volevate questo aumento dei prezzi, oppure lo volevate e siete disposti a pagare in più perché comunque la qualità deve essere premiata. Insomma, ragazzi, perché non stabilire un'interessante discussione qui sotto? Noi ci vediamo nel prossimo DJ News o nei video di questa settimana di Dice Games Italia o direttamente a Lucca Comics and Games. Ciao a tutti, bagai!